Adesso introduciamo praticamente l'artista che stiamo per chiamare. Vi facciamo ascoltare prima un pezzo. Lui si chiama Kyle, è venuto a suonare per il Blaze Up insieme a Fabbro della Psalm Collective ed è stata una bellissima serata a Little Italy con un sacco di talenti, anche umbri di Perugia. Sì, lo puoi collegare, sì, ma nel telefono e non da un'altra parte. Facciamo sentire Black Music, questo è un modo di agire, il nuovo disco di Kyle, sempre solo su Zion. Streets. Block music, living in my life. Block music, love and unity. I live in my harmony. Say, block music, living in the streets. Block music, living in my life. Block music, love and unity. I live in my harmony. Guardo verso Africa, stringo i pugni tutto qua. Presto poi finirà la guerra dentro Babylon. Tu che non hai identità, trovala in Aya Night. Vivi in questa realtà dove è tutto strano. Ma tanti che amano, tanti che odiano, tanti che uccidono e molti che deridono. Molti che migrano e che immigrano qua. Presto poi tutto cambierà. Black music living in the streets. Black music, living in my life. Black music, love and unity. I live in my harmony. Say, black music, living in the streets. Black music, living in my life. Black music, love and unity. I live in my harmony. Tanti che si oppongono, molti che dispongono di capacità e che insieme a me puntano alla vittoria, rivoltandoci con cautela contro Babilonia, yeah. Rivolta ad occhi aperti, a volti scoperti, senza che li avverti, passo dopo passo, cammino nella folla basso, senza fare manco un salto, oh no no. Step by step, passo dopo passo, step by step, non faccio un salto, step by step, faccio un altro passo per andare avanti, no 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 che non casco, no no. Love and unity, peace and harmony. Love and unity, peace and harmony. Love and unity. E questa era Black Music di Kyle, un modo di agire, l'album di quest'artista di Campobasso che dovrebbe già stare in linea. Lo sentiamo, benvenuto Mario, ciao, come stai? Oh, buonasera ragazzi, vai, grande. Grande, ce l'abbiamo fatta, è passato un... Come state? Tutto a posto, tutto a posto. Senti, dove ti trovi? Che stavi facendo? Noi ti scocciamo in aria. Mi sentite? Pronto? Sì, 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 sentiamo. Ok, oh, ci sono, in realtà ora sto risalendo nella mia dimora a Campobasso. Ah, grande, la mia città nativa, sì, sì, che ero tornato... per le feste, mia famiglia, mia madre, certo, yeah. Certo, bella, yeah. Ascolta, ti vogliamo annunciare con ti abbiamo annunciato con Black Music, che è un po' diciamo quello che vuole esprimere la tua musica in generale, che è, nel tuo album Un modo di agire. Ci vuoi raccontare qualcosa? Tu sei stato anche ospite del Blaze Up a Little Italy Hostel, yeah. Infatti sì, grazie, sì, ancora, fighissimo, sì, il live. Grazie mille, infatti ringrazio di nuovo nuovamente voi ragazzi che mi avete supportato, Mr. Joint, la Family, Zionet e tutti quanti di nuovo, e niente, per avervi dato l'opportunità. Niente, questo è un progetto che praticamente è nato circa un anno e mezzo fa più o meno, dovuta alla mia grande passione per la black music, e anche pure perché comunque diciamo che me la vivo da un poco di anni, grazie a Dio, anche nella mia giovane età, insomma. Sei giovanissimo. Mi sta permettendo anche tanto, soprattutto in questi periodi è molto difficile comunque girare, andare in giro a esprimersi, a cercare di portare insomma il messaggio positivo, di unità, di pace, di amore, di rispetto, di cercare di insomma mandare attraverso la musica determinati concetti pure che si apprendono col tempo nella vita, insomma, non lo so ragazzi,
No, no, abbiamo capito. Parole, in poche parole, è un concetto. Diciamo che è come una mission, sì, fondamentalmente. Esatto, esatto. Ti capiamo, ti capiamo. E si sente e si vede da quello che esprimi da un palco. Noi, sì, pure, se volete, si può riascoltare anche in podcast. C'è lo show di Kyle all'Italy Italy per il Blaze Up. Ma detto questo, guarda, io farei un break e farei ascoltare un pezzo che dà proprio la title track del tuo album, che si chiama Un modo di agire. Kyle, sì. E poi rientriamo e magari ne riparliamo, yes, un altro po', certo, con molta calma. Va benissimo. Vai. Alla grandissima. Un modo di agire. Kyle, boom. Tagliarci e confonderci, toglierci e dividerci, riempirci le narici da nemici e cimici, e inciti alla violenza e limiti, esperimenti chimici, roba da brividi, con fiore sì da lividi, che imiti, imiti in vanity, non viviamo in un reality, se e superiamo i nostri ostacoli, e non viviamo in un reality. A cambiarmi, e la musica è quello che do, e se da oggi al domani vivo tutto quello che ho, yeah, non riuscirei a cambiarmi, la musica è quello che do. Lotta contro il tempo e contro anime che ripudiano quel suono amabile. Lotta perché è fragile, chi vuole dare vita a nuove pagine. Agire in modo astuto, usare ogni minuto. A volte nella vita serve aiuto, un modo di agire. Musica chiara, trasparente come l'aria che ti dà vita. Agisco dentro questa guerra, questa sfida. War, war in a Babylon. L'arma migliore è la musica. Suono che vibra nell'anima, scuote le menti e i cuori, rimargina tutti i dolori, esalta le tue percezioni. Yeah, war in a Babylon, war in a Babylon. Da oggi a domani io vivo tutto quello che ho, e non riuscirò a cambiarmi, e la musica è quello che do. Re mi fa sole da oggi a domani, io vivo tutto quello che ho. E questo era un modo di agire, Kyle, dovrebbe essere ancora in linea. Ci sei, Mario? Ciao. Yeah, eccomi qua. Eccolo, Mario. Eccolo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ci siamo sentiti un po' il tuo sound in questi giorni in macchina, grazie al CD che ci hai regalato. Ti dico, sono veramente molto, molto figo. In realtà l'ho rubato, io l'ho raccontata, sì, che ce l'ha regalato. Sono in realtà onorato, l'ho rubata io. La qualsiasi cosa che dica non mi sente. E dicevo, salutiamo anche Fabrizio, che grande uomo, ti ha accompagnato nel live di Perugia. E tra l'altro, oltre a essere il tuo DJ, è anche il tuo, il tuo producer, il mio mentore, il fratello maggiore acquisito. Mister Fabro, big up, Fabro, big up. Senti, ma c'avete nuovi progetti, il disco mo sta è uscito da un po' ormai, però insomma sta andando, e c'hai nuovi progetti, qualcosa in cantiere, sicuramente ce l'avrai, ce lo vuoi dire? Guarda, nel mio piccolo, devo dire già grazie tante, insomma, per come sta andando, perché già è tanto, insomma, sto ricevendo bei feedback, soprattutto nella vita reale, non solo quella sul web, nel senso che anche quando appunto incontro persone che stanno ascoltando pure quello che faccio e cerco di portare avanti, vedo che comunque sono feedback positivi, e quello che voglio mandare attraverso la musica arriva per ora. Però c'è un progetto, sì, in atto. In realtà sì, tra qualche giorno usciranno nuove sorprese, tipo uscirà un nuovo singolo che ho fatto insieme a mio fratello Dottor Planner, che saluto, non so se è in linea, però lo saluto, e poi inizierò a lavorare a un ipotetico nuovo
dischetto che vorrei cacciare. Ovviamente ci farai sapere notizie quando sarà. Sì, poi ovviamente ci riaggiorneremo con tutti quanti, con voi, e ne riparleremo. Sì, ovviamente ancora niente di certo e sicuro, perché non si deve buttare niente avanti, però insomma ci saranno delle belle, ci saranno nuove connessioni. Quello è quello che si cerca di fare, soprattutto, certo. Cercare connessione con le persone, con chi la pensa insomma in un determinato modo, e che porta avanti più o meno la stessa mia ideologia, quella di tanti altri che sicuramente fanno questo tipo di cose, praticamente, certo. Sì. Un modo di agire, Kael Discone, dove lo possono trovare i nostri amici? Cioè, in rete sicuramente c'è su SoundCloud. Allora, in rete è disponibile su SoundCloud da ascoltare, cioè il free. Poi si può trovare su Spotify, basta cliccare sempre Kael, un modo di agire. Ricordiamo, Kael è scritto Q-A-E-L. Vai con lo spelling, fratello. Sì. Senza la U, perché io all'inizio pensavo c'era Wael. La U. Non è Kael, è Kael. Molti confondono, sì, Kael. Come mai Kael poi? Senti, questa domanda è difficile. Kael, diciamo che praticamente è un nome che sono stato ribattezzato da mia madre, se si può dire, che mi ha dato questo secondo nome d'arte, poi ovviamente di recente, attraverso determinati studi su dei libri. C'è un nome esoterico. Io ho preso poi questo nome esoterico. Figo, no, un nome figo. Diciamo, dico, c'è il nome da condottiero ebraico, una cosa da, sì, non diciamo, so, esoterica. No, in realtà non è molto collegato a religione o quant'altro, però comunque ha la sua, è un nome che contiene una determinata, cioè, spiritualità, se si può dire, nel senso che diciamo il mio alter ego nella musica, che contiene tutti i miei concetti. Ne sono infiniti, ne sono pochissimi, però sono... Noi facevamo della becera ironia, ma va bene, uguale. Figo, figo. Sì. Molto figo. Vabbè, siamo dei simpaticoni, Mario, no, dai, no, su, no, dai. Non svelare gli altarini, non dire niente. Noi stiamo cercando di fare i professionali per una volta nella vita. Quindi, seri, posati. Senti, ci dai qualche appuntamento live per le prossime tue uscite? Che ne so, c'hai già qualcosa organizzato? Prossima datuccia, se si può dire, così diminutivo. Giovedì prossimo metterò un poco di dischi, perché insomma la mia seconda passione oltre al canto è anche il non DJ ma il selecta, fondamentalmente seleziono vinili e mi compro la musica da 2 anni e mezzo a questa parte, anche digitalmente, e quindi mi passo musica sia in vinile sia digitale. Al Picala di Bologna, che è un locale dove stiamo, un localetto che sta in centro, abbiamo a Scarell, e stiamo spingendo un pochino di buone vibre positive. Grande, insieme un poco con il rap, appunto, con un concetto molto di base hip hop, cioè cerchiamo sempre di mandare appunto il Peace, Love, Unity, attraverso anche appunto la cultura hip hop e le sue discipline. A volte facciamo anche eventi dove eventi dove si dipinge anche. Certo, abbracci un po' tutte le discipline. Sì, diciamo un tutt'uno, cerchiamo di coinvolgere arte e musica sempre insieme. Dai, guarda, fare tra l'altro Bologna da sempre è una bella piazza per fare questo tipo di Bologna esperienza. È stato il sogno di quando ero ancora più piccolino di noi, e finalmente ce l'ho fatta ad arrivarci, mi sto stabilendo. Non è facile, ma non è impossibile. Certo. La musica è molto potente a Bologna, quindi la scena è bella pesante, ci sta tanta gente, tanto confronto positivo. Tanta buona e sana competizione per poter crescere e conoscere persone, insomma, anche i pilastri nel campo appunto del rap, anche del reggae, ci sono molti sound system. È un po' una scuola a Bologna, no? È una bella, sì, sono andato sono uscito dalla mia piccola realtà che purtroppo offriva poco, e quindi niente, ho dovuto emigrare anch'io.
Ma è perché siamo tutti emigrati. Ma perché lì vicino c'è il Molise? Tutti. No, dico, è la vicinanza col Molise che ti ha fatto emigrare oppure? No, è la non esistenza, sto scherzando. Serissimo. Come in Molise ci siamo, anzi. Vedi? A tutti, consiglio anche in radio di venirci a trovare a Campobasso. Campobasso. È una bella meta, è molto tranquilla, però è una bella meta. Sì. Ci sta comunque la Sound Station di Psalm che spinge una volta al mese il Rockford Roots da almeno quasi 4 anni ormai definiti. C'è il Breakout Club, che è un club che fa musica live, che spacca molto, e vengono parecchi gruppi, anche se nella piccolezza, insomma, si fanno le cose anche qui. Certo. Però se vuoi crescere devi girare, questo è il mio insomma scopo e obiettivo, quello di girare, cercare di girare. Sante parole. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo percorso che hai iniziato. Allora ci beccheremo sicuramente a Bologna presto. Io intanto ripeto un po' quello che abbiamo trattato questa sera, ossia Un modo di agire, che è il tuo album d'esordio, Kyle. Cercatelo in rete, su Facebook, su YouTube, insomma c'è dappertutto, su SoundCloud. Andate e anche a suonargli su a casa. Suonategli a casa, fate come vi pare, comunque date un ascolto. Vi lasciamo e ti salutiamo con un pezzone che abbiamo ascoltato, Sempre Vivi, Kyle. Un abbraccio, grazie mille, saluta grazie tutta la family. Grazie mille ragazzi, un abbraccione grande, grazie per l'opportunità. Un abbraccio Blaze Up Family, Family Yaman. Grande. Ciao, alla prossima. Ciao Mario. Ciao. Questo è Sempre Vivi, Kyle, Un modo di agire, sempre solo su Zionet. Boom. Bye stray. Risalgono dalla terra in attesa di riesumanza. Avanza l'ignoranza dei cervelli in latitanza. L'antibatterico a questa pestilenza. È la cultura che fotte ogni concorrenza. Segna questo avvenimento sul calendario dell'avvento. Il ritorno del rinascimento, tenendomi in allenamento. Stringo la mano dei fratelli a cui tengo e penso. Mi sbatto 24 su 24. La voce dell'MC e il DJ con il suo piatto. Ma quale patto? No, del re di matto. Ascolta la mia musica, vedrà il mio tuo ritratto. Creo un'immagine attraverso pagine. Via dalla malvagità, cerco il mio margine. Le sette note mi accompagnano, viaggiano tra ricordi che ricalcano. Induco la mia mente a pensare positivo. Mi mischio nella folla per sentirmi sempre vivo. Non reprimo ma do sfogo a tutto ciò che è negativo. Induco la mia mente a pensare positivo. Mi mischio nella folla per sentirmi sempre vivo. Non reprimo ma do sfogo a tutto ciò che è negativo. Non reprimo il mio passato ma trasformo ogni mio dato. Non datato ma dotato di formare anche il mio fato. Reale, fatale, cruciale, questa cultura che risale con essenza primordiale. Cerchiamo di riportare quei principi che si pensava fossero pure finiti. Sogni mai esauditi, sudditi, puniti. Noi lottiamo con l'idea di stare sempre uniti. Colpiti, rapiti, individui uniti per un solo scopo, quello di rimuovere batteri da sto globo. Vuoto ma pieno, pieno ma vuoto. Svuoto la mia mente, riempio la mia gente. Utilizzo un flusso canalizzatore, resto nel presente per 24 ore. Fumo un po', penso hip hop. Don't stop, non un gioco come nulla ho. Induco la mia mente a pensare positivo. Mi mischio nella folla per sentirmi sempre vivo. Non reprimo ma do sfogo a tutto ciò che è negativo. Induco la mia mente a pensare positivo. Mi mischio nella folla per sentirmi sempre vivo. Non reprimo ma do sfogo a tutto ciò che è negativo. Oh, diversi animi e rianimo, reami di reale di ideale. Sempre Vivi, Kyle, il disco si chiama Un modo di agire, lo trovate su Spotify, su Facebook, su YouTube e ovunque vi pare, basta cercare Kyle.